staff, quindi come ho detto prima i presupposti per far bene ci sono. L'anno scorso tra l'altro nella partita di andata hai giocato tu al ritorno, no, contro il Padova, sì, esatto. Però appunto all'andata hai fatto diverse parate importanti, mi ricordo una su Cutolo, una su Eduardo. Ah sì, ti ringrazio, sì, beh, ovviamente vestivo i colori giallo-blu del Modena e giustamente quella partita poi era una partita pure delicata perché veniva da un momento abbastanza difficile. Abbiamo portato a casa un buon punto perché insomma pareggiare e far punti col Padova è difficile per tutti e lo sarà pure questa stagione, quindi insomma al ritorno poi non c'ero perché ero in nazionale, lì avevamo preso un punto importante nel nostro cammino, era, tra l'altro proprio nella settimana in cui era stata cambiata la guida tecnica e niente, comunque ora ripeto sono contentissimo di vestire la maglia del Padova, è quello che volevo quest'estate e sono contento appunto che sia avverato questo piccolo sogno. Con Anania e Maniero, insomma, le prime impressioni, visto che vi siete visti insomma, per un giorno e mezzo. Sì, esatto, ma beh, il gruppo portieri è il solito, c'è un bel rapporto tra di noi. Adesso insomma avremo tutto il ritiro per conoscerci meglio, però sotto la guida tecnica di mister Petrelli, che tra l'altro ho avuto anche lui a Modena, insomma sono sicuro che si farà un ottimo lavoro. Magari Anania è un po' più esperto, ti ha già dato qualche consiglio o qualcosa, magari qualche parola? No, beh, con Luca abbiamo parlato un po', ci siamo conosciuti, però ripeto, è ancora presto per dire questo, perché insomma abbiamo tutto il ritiro davanti e abbiamo 15 giorni insieme. Caratteristiche, io credo che quest'anno sono migliorato, sono partito con una base già importante e sono migliorato, questo è l'obiettivo mio. Di sfogliare la cosa che risalta anche la maturità per la giovane età, l'ha detto prima l'amministratore delegato, insomma mi ha scelto anche l'uomo prima del calciatore. Sì, di questo come detto prima lo ringrazio l'amministratore e quello è forse anche grazie all'istruzione che ho avuto da piccolo sia in casa in famiglia sia dal settore giovanile Atalanta, che il settore giovanile è importante e come ho sempre detto gli allenatori sin da piccolo ti educano sia in campo che fuori. Quindi questo anche grazie a loro e poi ovviamente l'esperienza degli ultimi 3-4 anni con i grandi, insomma, mi è servita tanto. È molto religioso, leggo un tatuaggio. Sì, sì, sono molto religioso, ho una frase della Bibbia scritta sul braccio e niente, è una cosa in cui credo e mi è piaciuto, insomma, averla anche impressa sulla pelle. Puoi dirci che frase è, perché mi leggo solo metà. Ah, no, beh, questa è... La frase non è che non voglio dirla, però insomma è una cosa personale, come no, magari sarebbe bellissimo. Io ovviamente ho parlato di Atalanta perché è la società che detiene il mio cartellino e che da 5 anni mi sta andando in giro con Bergamasco, sono cresciuto lì, però ovviamente che la Serie A è la Serie A e la cosa più bella adesso come adesso è proprio conquistarla con la maglia del Padova. È ovvio, il campionato sarà lungo, la Serie B è difficilissima e credo che il segreto sia giocare partita, nel senso non bisogna fare programmi, dobbiamo ragionare per i 3 punti ogni sabato. Solo così potremo mettere fino in cascina il prima possibile e quindi poi puntare a grandi traguardi. Se non sbaglio, tu hai fatto anche l'Europeo quest'anno, sì. Per 21, sì. Che esperienza hai fatto? Fino alla finale, come l'hai vissuta? È stata un'esperienza fantastica perché potrei giocare contro squadre i cui giocatori, magari per esempio la Spagna, hanno un sacco di presenza nella Liga. Ultimamente Ilia Marendi è andato al Real Madrid per 8 milioni. Quindi ovviamente è un altro diciamo, cultura, però insomma l'esperienza è stata positiva perché innanzitutto abbiamo fatto un ottimo europeo, insomma arrivare fino in finale è motivo di orgoglio e poi comunque confrontarsi con gente così importante sia a livello giovanile è gratificante. Grazie a tutti. Sì. Grazie. Buon riposo. Grazie mille. Adesso. Arrivederci. Siamo fa solo. Gran parte dei giocatori di quell'anno 21 devono andare in giro. Y
visto che ci sono, ne approfitto, hai parlato di Pettarelli, che l'anno scorso ti ha aiutato molto a crescere. Che tipo di preparatore è Pettarelli? Cioè, insiste su particolari cose oppure lavora un po' tutto tondo, un preparatore che ti fa lavorare tanto, ma è giusto così, soprattutto alla mia età. Lui appunto, già conoscendolo, è un punto forse a mio favore, nel senso che quel periodo di tempo che serve per conoscersi è già superato, e quindi mi fa piacere appunto ritrovarlo. Ci aspetta un anno lungo e difficile, però so che sotto la sua guida e sotto quella di Mr. Marcolini si può migliorare. Sei imbattuto con il Padova, giusto? Perché anche quando eri lei in Stabia, forse ho giocato due partite, una con il Stabia e una con il Modena, con due pareggi, sì. Sì. Va bene? Grazie, in bocca al lupo.